Buonasera, benvenuti alla nostra rubrica Cercare lavoro. Stasera abbiamo scelto di rispondere alla domanda di Cinzia che ci ha mandato alla mail info@opsolution.it e ci chiede: sono in cassa integrazione da 6 mesi e dal 1 agosto entrerò in mobilità. Vorrei muovermi per trovare una nuova opportunità e vi chiedo se avete qualche suggerimento per il mio CV. Assolutamente sì, perché il fatto di essere in mobilità in cassa integrazione e poi con la possibilità di entrare in mobilità è un'informazione fondamentale da comunicare al nostro potenziale nuovo datore di lavoro. Quindi è importante scriverlo in prima pagina, magari in testa al curriculum, in grassetto, oserei dire quasi con il neon, con un titoletto che può essere sgravi in caso di assunzione, 2 punti, attualmente in cassa integrazione con possibilità di essere inserita in mobilità. Quando si è in mobilità invece si può scrivere attualmente in mobilità e tra parentesi dal agosto 2015. E oltre a questo ci tengo a sottolineare che con la legge di stabilità 2015 è possibile, se una persona non ha lavorato a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti la data di assunzione, accedere a quelli che sono gli esoneri contributivi, che sono 8.060 euro per 3 anni, che ovviamente usufruisce l'azienda. Quindi si può segnare nel curriculum che, nel caso fosse così, nei precedenti 6 mesi non si è avuto contratti a tempo indeterminato, e questo fa sì che si risulti più appetibili. Andiamo a vedere un'altra domanda che ci chiede Maurizio. Dice: sono un dirigente dal 1994, devo inserire la mia remunerazione e il mio inquadramento nel CV? La risposta è: al di là di essere un dirigente, un impiegato, di non andare a indicare né inquadramento né retribuzione, perché riteniamo che sia fuorviante o comunque potrebbe influire negativamente. A volte non veniamo chiamati magari perché per il tipo di inquadramento, per la retribuzione troppo elevata, quindi al fine di giocarci al meglio le opportunità è meglio non inserirlo. Per questa sera è tutto, grazie mille. Mandateci le vostre domande a info@opsolution.it, saremo lieti di rispondere dal prossimo giovedì. Arrivederci.